Buongiorno a tutti, amici, come state? Io spero tutto bene, spero che questa domenica possa iniziare nella maniera migliore, anche perché proprio oggi ci saranno due partite che dovremo tenere sott'occhio con particolare attenzione, perché il Bologna e la Roma sono due squadre che stanno inseguendo la Juventus, sono due squadre che possono dar fastidio alla Juventus, sono due squadre che possono avvicinarsi, il Bologna anche tanto, alla Juventus. Sono due squadre che non immaginavo di dover avere intorno quando è iniziata la stagione, soprattutto il Bologna. Sono due squadre che per fortuna non dovrebbero dare un particolare fastidio al 100%, perlomeno perché è stata sbloccata una quinta squadra in Champions League. Quindi anche se dovessero riuscire sia Bologna che Roma a superare la Juve arriverebbe comunque al quinto posto e si garantirebbe un accesso alla Champions League. Se poi l'Atalanta, la Lazio, il Napoli, anche queste dovessero riuscire in questi momenti a dar fastidio alla Juve, beh, allora ecco che il rischio sesto posto sarà elevatissimo. Non mi sembra ancora il caso della Juventus al momento, anche se appunto la cosa grave è che oltre al Monza in casa e la partita con la Salernitana, una squadra che è in seria difficoltà, la Juventus avrà ancora due scontri diretti in trasferta proprio contro Bologna e Roma. Quindi questa cosa può essere, anzi, senza il può, questa cosa è abbastanza preoccupante. Come secondo me sono abbastanza preoccupanti le parole di Allegri nel post partita, perché Stefano Borghi a DAZN gli ha fatto questa domanda: come la vede la Juve dell'anno prossimo? Crede che potrà giocare meglio o è soltanto un discorso relativo agli errori tecnici e agli stop sbagliati dei giocatori? E Allegri risponde che lui è un amante dei giocatori tecnici, che è cresciuto con un allenatore, poi gli chiedono Galeone, lui dice sì, Galeone, che non mi ha mai parlato di moduli, soltanto di tecnica individuale dei calciatori. Quindi questa è una domanda che dovrete fare alla società, perché la rosa va valutata e bisogna capire se rinnovarla, se rinforzarla, se va bene così. E allora io parto dicendo che secondo me è anche un po', tra virgolette, una bastardata fare agli allenatori questa domanda sul futuro, di come si immaginano le squadre del futuro. È un po' una bastardata perché i giornalisti o gli opinionisti sono perfettamente a conoscenza della possibilità molto molto concreta di un cambio in panchina, sia per Juve che per Milan, perché anche a Pioli è stata fatta questa domanda: ma lei legge i giornali, come si vive questa situazione? Sono un po' una bastardata, secondo me, queste domande. Fanno parte del mestiere, però quando poi diventa l'argomento principale. E a tal proposito torno a registrare un pezzo di video che proverò ad attaccare, perché Gianluca Di Marzio a Sky Calcio l'originale, proprio 2 minuti dopo che ho terminato di registrare, ha detto le seguenti parole: il prossimo allenatore della Juventus non sarà Allegri, il prescelto è Thiago Motta. Se poi cambierà idea e comunicherà qualcosa di diverso al Bologna, io non sono nella sua testa. Allegri, che io sappia, non ha possibilità di rimanere e lo sa anche lui. Lui e la società non stanno programmando il futuro insieme. La Juventus sta cercando di fare degli acquisti come Di Gregorio, Zirzé e Calafiori senza nemmeno interpellarlo, e quindi il futuro non sarà insieme. Poi Allegri ha un altro anno di contratto e bisognerà capire come arrivare alla separazione. Continuiamo il video. Però credo che la risposta di Allegri sia molto preoccupante per un motivo, perché anche se fosse, cioè la Juventus ha una rosa scarsa, e ci sono secondo me tanti giocatori che andrebbero allontanati dalla Juventus, e non solo per il livello tecnico, poi per me la rosa Juventus non è una rosa scarsa per la serie attuale, però queste sono valutazioni personali. Ma anche se l'allenatore dovesse avere in mente questa cosa qui, non è bello sentirlo, cioè non è bello che un allenatore va ai microfoni dopo una partita e fa un ragionamento di questo tipo, anche perché Allegri anche qui poi ha continuato a ripetere una cosa che ripete sempre molto spesso, e cioè: io non ho nulla da rimproverare, ragazzi. E dopo queste parole suona un po' come un "oh, li avete visti? Io più di questo non posso fare", ma non è mica colpa loro. La situazione è chiara, evidente. Come si può fare più di questo con questi giocatori qui? Io però, allora a questo punto, se un allenatore deve fare solo ed esclusivamente delle valutazioni tecniche e che quindi non le può fare perché le deve fare la società e quelli che fanno mercato, vi chiedo: non solo perché Allegri dovrebbe guadagnare uno stipendio del genere, anche perché non voglio essere populista fino in fondo, non voglio andare a parlare di stipendi, di ingaggi, voglio proprio capire la funzione dell'allenatore. Allora qual è? Se
se l'allenatore non può fare di più perché quello ha e quindi non è migliorabile, è quella roba lì. Prendere o lasciare, l'allenatore a che cosa serve? E allora dove sono i meriti dell'allenatore? Perché allora è merito di Allegri se Vlahovic fa gol su punizione a Cagliari? O è merito di Allegri se Szczęsny con la mano di richiamo fa la parata che toglie la palla di Nico Gonzalez dal set? No, è merito dei giocatori. È colpa di Allegri se Danilo non fa gol sul tapin perché Sportiello fa la parata della vita? Colpa di Allegri se Ciao fa quella parata sulla linea? No, ovviamente non è colpa dell'allenatore. Però allora perché è merito se poi il risultato avviene tramite degli episodi individuali dei giocatori? Cioè se non è colpa non è neanche merito. È ovvio che vanno fatte delle valutazioni un po' più ampie per cercare di capire quali sono i meriti e le colpe degli allenatori. È ovvio, è palese, poi che dagli episodi di campo passino i risultati e che i risultati vadano per forza di cosa a valutare anche il lavoro degli allenatori, credo che sia andato di fatto. Però bisogna anche cercare di essere abbastanza corretti, credo che sia la parola giusta, nel fare le valutazioni adeguate. Anche perché queste sono le classiche cose che l'allenatore deve dire. Attenzione, non è che Allegri sbaglia a dirle queste cose. Cioè, se lui ritiene la Juventus una squadra troppo scarsa, proprio parliamoci fuori dai denti, lui lo deve dire, ma non ai microfoni di DAZN in un post partita. Lui deve chiedere un appuntamento alla società, deve trovarsi con i dirigenti della Juventus e dire: ragazzi, questa squadra è troppo scarsa. Perché è brutto sentire un allenatore che va ai microfoni e fa una valutazione del genere sulla propria rosa. Anche perché allora nel gioco delle parti Giuntoli dovrebbe fare esattamente come ha fatto Allegri questo, andare ai microfoni e dire: dobbiamo fare delle riflessioni, dobbiamo ragionare se migliorare l'allenatore attuale. E non lo fa. Giuntoli va ai microfoni e cerca sempre di proteggere, no? il suo allenatore, il gruppo, cioè cerca sempre di mettere una buona parola in questo momento. Anzi, tant'è che la settimana scorsa vi ho anche detto, secondo me si esagera anche con l'ipervalutazione di questo lavoro, e poi ci arriveremo, perché noi dobbiamo anche pensare che se Allegri vuole rimanere, e questo sembra essere la verità, cioè che Allegri voglia rimanere alla Juventus, ma che la Juventus non voglia trattenere Allegri, però allora se Allegri vuole rimanere deve andare dalla società a dirgli: sì, ma con questi dove vogliamo andare? Cioè io rimango, ok, però voglio fare meglio e quindi mi devi migliorare la rosa, perché questo è il mio pensiero. Non è che dice: va bene, rimango, che squadra mi dai? Cioè bisogna avere anche un po' di amor proprio nel cercare di migliorare un po' quelli che sono stati 3 anni non proprio eccellenti, 3 anni dove non si riuscirà a superare il numero di punti fatti da Pirlo, perché Pirlo con 78 punti è ancora davanti a queste 3 annate di Allegri anche proprio a livello matematico, e non solo proprio dal punto di vista matematico dei punti, che quello è sempre una roba un po' così. Però leggevo un tweet del buon Alex Campanelli, che saluto, ciao Alex, che diceva: qualora non dovesse segnare 8 gol nelle prossime 4 partite, la Juventus tra 23-24 diventerebbe quella con il peggior attacco della storia della Serie A, a 20 squadre, battendo il record della Juve di Ferrara e Zaccheroni a 55 reti. La Juventus ha la possibilità di fare 8 gol nelle prossime 4 gare? Certo che ha la possibilità di farlo. Li farà? È molto difficile, a meno che non ci sia una goleada contro la Salernitana. Che può essere, però in un momento come questo anche la partita con la Salernitana per me diventa una partita impegnativa, una partita in cui dover dare tutto noi stessi per riuscire a portare a casa il bottino pieno. Non sarà scontato, solo perché ci chiamiamo Juventus e abbiamo bisogno di punti, andare a giocare contro la Salernitana in crisi, ultima in classifica, e vincere la partita. Ci sarà appunto una partita da giocare, e questa Juve non so quanto sia predisposta oggi a far della fatica. Se poi ci sentiamo anche dire: ma la Juve è scarsa da parte dell'allenatore, secondo me diventa ancora più difficile cercare di portare a casa dei risultati. Diventa molto, molto complicato. E allora il fatto che questa Juve non stia segnando tanti gol, che stia facendo il peggior girone da Zaccheroni e Ferrara, cioè andiamo veramente indietro, Diego Ribas da Cunha, Riccardo Calvaro di Oliveira Mauri, Vincenzo Iaquinta, sì, nomi che hanno un certo peso. Qualcuno potrebbe anche dirmi: oh, li vorrei oggi al posto di Ken, al posto di Milik. Ma non pensiate che sia solo quello, non pensiate che sia un caso singolo, perché la Juventus, da quando ci sono le 20 squadre in Serie A, ne ha giocate di stagioni, e non può essere un caso che banalmente oggi il Bologna ha un gol segnato in più di noi e il nostro stesso numero di reti subite. Noi abbiamo comunque fatto 2 punti in più con dei numeri inferiori al Bologna.
È ovvio che non è tutto qui, però è anche ovvio che il reparto della Juventus, la rosa della Juventus, la valutazione della rosa della Juventus non può essere valutata con quella del Bologna. Quella del Bologna è stata una crescita esponenziale nel corso della stagione derivata dall'allenamento e dal lavoro di Thiago Motta. Quindi significa che con la Juventus non si è lavorato esattamente bene, tant'è che questi risultati stanno faticando ad arrivare, tant'è che la Juventus è ancora qui a 4 giornate dalla fine e che non ha la certezza matematica di entrare in Champions League con ben 5 squadre che si andranno a qualificare. Io non ho ricordi di 5 squadre italiane in Champions, credo che non sia mai successo, dato che prima la Champions League chiamava Coppa dei Campioni, poi abbiamo iniziato ad averne 2 più 1, poi 3 fisse, poi 3 più 1, poi 4 fisse, adesso quest'anno addirittura 5 per il ranking, forse 6 se l'Atalanta arriva a 6 e vince anche l'Europa League. Quindi questa stagione qui, entrare in Champions non sembra una cosa proprio impossibile, un'impresa, ecco la parola giusta, un'impresa. Non credo che sia soltanto un discorso di livello, che è sacrosanto che l'allenatore faccia, ma in privata sede, senza microfoni e direttamente con la società, perché sennò ho l'impressione che questa sia una bordata. Ieri parlavamo di frecciatine, qui non hai tirato una frecciatina, qui hai tirato l'arco e tutte le frecce, e non solo alla società ma anche ai tuoi calciatori. Secondo me il ruolo dell'allenatore deve rimanere sacro dal punto di vista del rapporto che ha con quelli che poi vanno in campo, e sono quelli che vanno in campo poi che fanno i risultati e che creano le carriere degli allenatori. Perché torno a dire, sì, Danilo poteva far gol, certo, indubbiamente. Allora l'unica partita che abbiamo vinto di recente in Serie A con la Fiorentina, se Scesi non fa quella parata su Nico Gonzalez, non la vinciamo. E quindi meriti, colpe, va sempre messo un po' tutto su una bilancia, non di quelle fisse che ti dice il peso, bisogna sempre cercare di valutare e scavare un po' più a fondo. Ciao ragazzi, forza Juve, speriamo che oggi Bologna e Roma possano rallentare, però non era il finale di stagione che sognavo, devo dire la verità.